Buongiorno a tutti, benvenuti. Com'è, tutto bene? Oggi siamo qui sullo Santos Live Italia con Elisa Smith e boh, vediamo un po' che fare. Volevo chiedervi se mi sentivate bene oppure no, ecco col microfono. Ok, mi sentite bene? Allora, il microfono si sente bello fluido, non si sente un po' ovattata la voce perché ho dovuto usare un metodo artificiale per coprire il microfono dal vento del ventilatore. Ok, grazie, perfetto, no, perché c'ho il ventilatore sparato addosso e ho dovuto utilizzare un metodo artificiale per non sentire il del ventilatore. Sì, sta macchina l'ho pagata un bel po' anche per, cioè, più che altro per avercela l'ho pagata un bel po' perché non voleva darmela all'inizio la persona che ce l'aveva. Poi l'ho convinta a un prezzo, a un modico prezzo di 260.000 dollari e me l'ha venduta. Era gialla, io l'ho fatta di questo colore. Perché ci sta così. Quello chi era lì in mezzo alla strada? Sì, è un'auto unica di quelle messe all'asta che ho ricevuto. Però non l'ho presa all'asta, ma l'ho comprata usata da una persona. Sì, un'auto unica questa. Però boh, adesso non sto andando da Mojito. Allora, facciamo un po' un recap del magazzino per vedere un po' che c'è. Allora. C'ho 1245 di carne e 1376 di pesce. Ok, perfetto. Devo bere, mio PG deve bere se non muore. Quattro limonate, penso bastino. Perfetto. E devo anche rilassarmi. Quindi 10 pesci prendo. Andiamo. Bene, perfetto. Allora possiamo iniziare a fare gli ordini.
Ok, per fare l'annuncio commerciale. Perfetto. Chi è? Non ho capito. Pronto? Buongiorno, Buongiorno. ti serve qualcosa per oggi? Ok, Sì, 150 pesci e anche 100 alghe. va A bene, posto. metto a fare. Ciao. Ci vediamo più tardi. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao Francesco, benvenuto, bentornato. Ah, ciao Demi, bentornata. Ciao. Sentiamo se sono i grossisti. Gennaro, pizza. Oggi è appena iniziato, allora. No, per il mod ora no, c'è già Demi, guarda, Francesco, che è moderatrice, è sempre in live la mattina. Si sente il soffio del ventilatore quando non parlo, quando parlo? Tolto. Tolto pure questo. No! Tanto per questo. No. E per questo. No, l'ultimo. E che tanto per questo. Reso. Vai. Ciao, Pronto? hai aperto te? Sì, certo. Ah, ok, allora passo di là a prendere un 50, adesso vedo, Va vediamo bene, un po'. ok. Ti aspetto qui. Ok, a dopo, Ciao, ciao. ciao. Dove va quell'altro? Niente. Mimmo, ora scappi. Tu No, io sono arrabbiato. rubi cannucce, mi dà Non le fastidio. rubo, sono Ah, cliente. allora compri la limonata e poi prenditi le cannucce. Se no non puoi venire qua gratis e prenditi le cannucce gratis. Perché? Beh, perché cioè, sono soldi, raga, costano le Ma non è vero, cannucce. costano Ottimo, dai. pochissimo. Beh, però, Vedi? se tu le prendi ogni giorno di una decina, prima o poi finiscono, io devo ricomprarle, spendo soldi, se hai più soldi. E ne te le regalano? Ma c'è un sacco di soldi, guarda che macchina! No, però i soldi ce li ho. Però, adesso il taxi è acceso, non è che finisce la benzina. Porca miseria. Bene. Che dici? Che dico? Niente, sto qua a aspettare i clienti, ho appena aperto il mojito. Ah, Mi io ho sta arrivando. visto che sì, Sta arrivando una papà? persona ora. Lui, papà, ma come papà? Già non si è ancora adottato, eh. No. Papà, adesso, cioè, Orlando, non lo so, lo sento, adesso vediamo se è in città. Ah, dice di no. Sentiamo. Che pizza. Chi sta arrivando? Zack, lo conosci? È No, chi è Giacco? un minatore, cioè un operaio più che Ah, il tuo fidanzato? altro. No,
Il mio fidanzato è medico. Ah, ti avessi scelto bene. Certo, cioè, era l'ex vice sceriffo, però adesso è medico. Un sacco di soldi. Ma, mica tanto, i medici non sono stralicchi, sono più ricchi di lui. Non avevo dubbi. Sono un'imprenditrice, quindi. Immaginavo. E nonostante tutto non mi vuoi dare le cannucce. Vieni, dentro che te ne regalo, però devi comprare una limonata. Evviva! E no, allora non è regalo. dai, te ne regalo una. Aspetta che prendo il barattolo là sotto. Sì, Daniele è diventato medico. Allora, prendiamo il barattolo. Allora, sei contenta di essere la mia sorellina? Ecco qua. Bene, dai. Contenta? Sono contento. Contenta, sì, dai. Contenta, dai. Meno Sì, male. dai, bene o male, Chi dai. è che non vorrebbe un fratello come me? Vabbè, dai, bisogna solo abituarsi. All'inizio sembravi un po' più strano. Addio. Buongiorno. Aiuto, ma chi sta con sto Ciao. bancone? Ciao. Ciao Zack, come Bene, bene. Tu sei Mimmo, giusto? va? Mimmo, Sì, sì. ciao. Ah, ok, piacere, Zach. Ciao Giacco. Lavoro per Lifebook, poi ho visto l'annuncio, quindi penso di Ah sì? averti visto. Sì. Ah, che cosa Ciao. fai su Lifebook? Ah, gestisco più che altro la pubblicità per i business, tipo per Che Elisa, business? che... È Un po' business per tutti. promo oppure che gestisce pro? Ah. Il fatto che facciano pubblicità sul social, passa un attimo attraverso me, poi dopo vabbè anche qualcosa di Ah, ho controllo. capito. Guadagni un Sì, sacco di sì. soldi. Ma sì. Alla fine sì, dopo un bel po' di tempo che ho iniziato a lavorare un po' a gratis, un pochino sì, Hai fatto la però gavetta. sì, come tutti. Vabbè, come tutti in fondo. Io sono nata in città che era una poliziotta, guadagnavo 7.000 dollari a settimana. Ti ci vedo come poliziotta. Era un ex poliziotto, io sono un ex poliziotto, lo sai, Mimmo. Chi se Poi dice? dopo sono diventata dipendente della palestra e dopo dipendente della palestra dipendente, Sì, titolare ma social dipendente del Mojito Inn e ora titolare. ti dico, guarda, per arrotondare faccio l'operaio Esco, ciao, perché se dovessi buongiorno, vivere adesso ciao solo Lordo. di Lifebook, cioè potrei vivere tranquillo, però per arrotondare adesso sto puntando a un'asta e E quindi... mi puoi far diventare una Lifebook star allora? Beh, cosa dovresti... Beh, cosa devi pubblicare? Dipende, perché diciamo che su Lifebook sono andati un po' Buongiorno a Barillotto. diventare pubblicità per i business e roba così. Però se Ho devi capito. fare qualcosa... Non so, mi puoi Una fare. volta c'erano tanti DJ. Mi fai diventare un Sì, una influencer. volta c'erano tantissimi DJ e andava di moda la musica. Ora Sì. sparito tutti. Beh, Adesso è un po' un problema. adesso c'è Severino Cacioffo, che è il proprietario del McKenzie, che lui pubblica sempre tipo giornalmente come si dice, Nei post. tipo Tipo dei post buongiorno. tipo buongiornissimo, oggi Con. è Esatto, San San mi sembra. Mimolo, Ah, San che lui quelli là li fa, Pancrazio. insomma, che si vedano un po'. Sì. Capito. E Almeno danno un po' di... mi puoi far diventare un influencer? Lord, anch'io Volendo, sì. a Zoppito gli ho ordinato C'è 100 di senso. alghe e Quello che io 150 pesci faccio anche è... Ha un... Do il oggi. Lavorato. pro mensile che ti permette di pubblicare dei post che vengano visti da tutti. No, però ti devi occupare tu della pagina. Ah, no, quello non lo Niente, faccio più. vero no? Quello non lo faccio più perché è abbastanza lunga come cosa da fare poi. Ah. E per come funziona adesso conviene che sia il proprietario della pagina a gestirsi, Guarda, quindi diminuisco un po' la chat Ma io perché non sembra ho che sia troppo stai. tempo. Un po' per tutti così, fidati. Muffa. Anche il Stavo mio ormai è quasi pescato di sperato. fiducia. Potevo diventare Beh, famoso. ma in realtà guarda che non ci vuole tanto. Alla fine basta che sai cosa, cominci a pubblicare foto, pian pianino la gente vede, via così. Allora, Elisa, Neppure. volevo farti quel carico, volevo prendere un 25 di carne, un 25 di Ok, perfetto, facciamo pesce. subito. Fai tu un po' di scatoloni che li metto, mettili bene che conservano. E magari c'è anche qualche bibita insieme così Sì, posso te la regalo offrirti. pure. Oh, vai tranquilla, fammi pagare, tranquilla. Vogliono abbastanza soldi.
Oh, Aram. Allora, sono in totale 7.500 dollari. Ce li hai già Ok. addosso? Sì. Che passa pure. Tanto da me non mi so che per prendere le bibite devo avere un po' più di soldi, quindi arrivo subito ti prendo le bibite. Dobbiamo conoscerli però, questi pescatori nuovi. Purtroppo. Aiuto, no. 25 bibite, perfetto, le Per la giornata, sì. Beh, fidati, regalo. una volta non c'erano neanche CG, quelli. no, neanche io l'avrei pensato, no, no. Ma ho visto uno adesso aperto tipo, cioè sto Manfredi che ha tipo, non so, fa viaggi di lusso. Ah, sì. Sì, non so se tipo lo hanno finanziato, Ho fa intenzione di tipo di così. chiamarlo. Un Tu ne giorno lo sai chiamerò, niente mi di... sa. Ma tu ne sai niente di lui? Aiuto? Piane, sto tavolone non te l'avevo Aiuto? mai sistemato, Niente, sto no. scalino, Tieni qui, ecco qua. È bello eh. Vai, sigillato. grazie. A posto. Sì, se vuoi appoggiare un attimo sul bancone, qua puoi stare un Sì, po' sì, a sì. chiacchierare, appoggia pure, tanto. Eh sì, ho visto qualche pubblicità. No, no! Ma, ok, tranquillo, tranquillo. Signore, lei gli serve qualcosa? Ho visto che faceva pubblicità sia su Lifebook che Sono che finisce su questi qui, sono annunci, poco quindi. ufficio. Di chi? Questo Ah, qui Manfredi. Manfredi, che Sì. è delle Ma lo viaggi vuole sul di cotto? lusso, quella Sì, limousine, sì. la Però limousine. lei lo vuole crudo. Elisa. Ok, No, dipende. la scatola, Però il però. sushi mi piace un sacco. Che c'è? La scatola. No, io Ma non faccio cosa? Mi sushi. attacchi le malattie, Lo so, mi allontano. È la scatola vuota. E che quante li faccio l'ordine? Quante ne vuole? Io voglio 20 pesci. 20 pesci? Grazie. Ammazza, e quanto mangia? Sono Ui, 400 pesci scusami. chilo. Vai Ah. tranquilla, vai tranquilla, che tra una roba e Esatto, l'altra. tra i gradini del bancone, tutto mi sono dimenticato. Sorellina, il signore vuole 20 pesci. 20 pesci? Bene, Sì. bene. Se pure Ah, è vero, ho subito. sentito che anche te sei entrata a far Attenzione a parte mangiarli della troppi famiglia perché poi Cecchetti. ti viene uno stimolo troppo forte. Magari ti riempiono molto questi pesci a Bisogna carne. stare attenti Ma perché il anche signore è ieri avete malato. fa ma anche ieri avete fatto riunione. Chi? Voi, voi famiglia. Porca Sì. miseria, ogni sera a un certo punto spariscono tutti. Ma più che altro ieri c'è stato Willy che ha deciso una cosa importante che riguardava David. E poi dopo abbiamo parlato con David, siamo chiariti tipo tutti e poi siamo andati alla Wenzel a fare le Sì, provini, il casting. ero già là ad Sì. aspettare. E Là per caso? ogni Anche tanto ieri. capita sì che dobbiamo Quindi quell'ora è riunirci. uno? Ma siamo in un periodo un po', Ah, strano ok. siamo. Ma quanto me lo Dopo vendi? ti devo parlare un attimo, Glielo posso Zack. regalare? E Aram? Te che? Che Dì una succede? cosa, Aram. Sì? Sei malato? Non ci sono medici, Hai quindi. l'antinfiammatorio? Ce l'ho in un'altra macchina. Ma ne vuoi uno? C'è il tizio lì che me lo vuole vendere. Porca miseria. Te lo regalo bene, cioè se uno te lo No! posso vendere, Mi stai ecco. rovinando gli affari, porca miseria. Ma sulla sanità già Se me ne dà costa. solo uno, così poi nel caso glielo riporto dopo. Tienili pure, tieni pure. Grazie C'era mille. Ci dovrebbe essere Takumi. Takumi in giro, Sei sicuro di aver chiamato? Sì, ho chiamato ma nessuno richiamato. Ma quando? Adesso, poco fa, mentre tu prendevi scatoloni. E allora Va, 20 magari pesci, giusto, sono volevi? Sì. impegnato. Forse sta un'altra chiamata. Ti giuro, ho visto Takumi che se era preso con Borgiano che si è fatto un incidente con la tampa. Ecco qua. Vado un attimo in bagno, poi parliamo, Sì, Nick. perfetto. Eccoti. Grazie mille. Allora, buona giornata. Ciao ragazzi, Aran, buona giornata. Ciao, Ciao. Andate a ciao. Ciao. depositare, arrivo subito. Depositare? C'ho 10.000 dollari in tasca, vai, come fanno la rapina, ovviamente. Deposita 8K. Ancora 1000, deposito 1000. Perfetto, così. Speriamo che si diano da fare. Sì, guarda, speriamo che si diano da fare. Oh, sono usciti. Oddio, Ecco qua. che paura, Anche dove oddio eri che paura. finita? È andata a depositare un attimo. Ma dimmi tutto.
Senti un attimo, parlati un attimo in privato. Ah, ok. Mimmo, mi raccomando, in privato, non come ieri, eh. Per caso, no? Tu hai avuto a che fare parlare con Salefino? Chi Tu io? magari mai parlato con Salefino dopo. Ieri? No, in questi giorni, tutte le settimane, Mai ecco, queste. sentito, mai parlato, anzi è lui che mi chiama. Ti ho detto, ogni Ok. tanto mi chiama per No, chiedermi. perché ti dico una cosa in segreto adesso che rimanga tra noi, che Serafino sta mettendo in giro un sacco di parole che io che noi la famiglia Cecchetti siamo della famiglia mafiosa Sì, mi ha raccontato Willy, è qualcosa. che i due sceriffi che erano in famiglia sono corrotti. Mi sta mettendo in giro sta Vabbè, voce. Tu, ma a te per butta. caso te Ma l'ha ho detto, te? parlato. No, lui No, no. no, lui. Ma no, Willy e Roy mi hanno detto: ma Severino, eh sì, Severino. Salefino racconta tante cazzate. Lo so, infatti Cioè, nel per questo senso, vogliamo gli ho detto, capire un lui è attimo uno chi di l'ha quelli che. detto. Vogliamo capire un po' chi l'ha detto, infatti. Allora ti dico, non mi ricordo se me l'ha detto, ma sapevo già e quindi non, forse non so, non l'ho minimamente Sì, infatti, guarda. contato. Ma che tra Vuole l'altro non parlare a ha tutti neanche più questo. aperto qua il locale, cioè non so, Ma l'hai aperto? si è incasinato secondo me Sì, lui, dopo che ha testimoniato per fatto l'apparenza, penso che sia rovinato. tutto. Guarda, io. Che ha detto che faceva metanfetamina. Sì, vabbè. E Io fa di agente quel che, io immobiliare, quello fa. che ho fatto, io quello che ho fatto me ne sono pentito subito. Davvero. Però vediamo come va avanti con la polizia, perché veramente Elisa ci hanno abbandonato, veramente. Cioè, i detective se ne Ah, sono scappiare spariti tutti, sì. primi, Vabbè, sono spariti prima del processo. no, i detective e i sceriffi sono rimasti, cioè. Sì, no, ma dico chi si è occupato del Sì, caso. Ronan. No, prima c'era, se ne è occupato Paride e O'Sullivan. E Ah, sono sì. andati via. E Corvus si è soltanto detto, prima di licenziarsi, ha detto guarda, domani avete il processo e si è licenziato in medico. Bel Vabbè, modo per dai. sparire. Sì, vai Vabbè. tranquillo, dai. Vabbè, niente. Se peccato dovessi di parlartene e dirtelo, vieni da me a dirmelo Sì, che. assolutamente. Ah, guarda, per il Pearl, senza che fai la condivisione e poi fai lo sponsorizza, se tu vai sulla pagina del Pearl, al lato destro trovi boost pagina Ah, e sì. compare tra le sponsorizzate a chi non ha messo mi piace al lato destro. Tipo, non so se te hai qualche pagina che non gli hai messo mi piace. Aspetta, sì. Comunque compare. Ma che. Niente, oggi è problematica la città, eh. Allora, 3 messaggi. Ha funzionato comunque qualche like in più. Sì, ha funzionato. Cioè, devo dire che un po' più di gente. Dai, domani con l'asta ci bisogna fare il botto. Casta. Domani ci sarà. No, domani, sì, domani c'era Asta più Pearl, quindi. Casta. E per Asta automobilistica. automobilistica di Autosuper. Sì, Ah. vediamo che auto mettono, perché l'ultima volta è stata un E che è po'. Pearl? Il Pearl è il mio ristorante sul molo. È il più bello Un ristorante. altro! Il ristorante sul molo più bello di Los Santos. È Che un pure ristorante di quello vuoi? lusso che sta Dove sul molo. ci sono le giostre. Però sono chiuse le giostre, purtroppo. Che C'è bello, ma la ruota perché non compriamo panoramica. le giostre? Io ci ho provato, ma il comune non le vuole aprire. C'è anche il golf club, ma niente. E Ma io diciamo che è voglio lavorare molto. le giostre. Magari si potesse. Così ho tutti i giri gratis. Sì, le ho bustate le pagine. Tutte e 3 le ho bustate, sì. Tutte Ah, ottimo, a posto. No, e 3 avevo le mie solo pagine bisogno. le ho bustate. Va E poi ho bene. bustato 3 post anche. Ma Sì. dove si può vedere cosa sto bustando? Allora, se vai sulla tua sezione c'hai i Piano tuoi di post buste. bustati. Dove? Esatto. Ma. Dove si può vedere? E se voglio aprire un nuovo business? Devi comprarlo, devi chiamare l'avvocato. Se Devi. clicchi Voglio sul tuo nome, ti viene un scritto messaggi camioncino dei gelati e potenziati. dello zucchero filato. E devi cercare, devi vedere se c'è un locale che fa queste cose qua in giro. No, Che è lo nato voglio una. fare itinerante. Con un furgoncino? Sì, magari ti L'unico compri un furgoncino è il furgoncino. taco van, che è quello più simile, poi dopo magari si colora di un colore particolare, si può fare. E dopo boh.
E quanto Non costa? funziona, mi dice messaggio, nessun messaggio potenziato, mi dice. Ma perché hai fatto solo post di pagine, vero? Allora è quello, perché non so, non chiedermi perché devono ancora sistemare sta roba. Capito, Che capito. non visualizza quelli delle pagine potenziate, quindi tieni conto Vedete. un po' quelli che... Beh, ogni volta che apri la pagina, se vedi un tuo post che non lo vuoi più avere boostato, lo Sì, togli. vabbè. Quella. Quanto mi costa aprire un nuovo business? Dipende, pa penso che inizi dai 100.000 se bisogna comprare un locale. 100.000. Se deve comprare un edificio, sì. No, io voglio furgoncino itinerante. Boh, quello quanto verrà la vendita da furgoncino? 5.000 dollari? Boh. Deve parlare con un avvocato. E come lo trovo? Beh, sul telefono c'è la rubrica telefonica, c'è Non lo i... troverò mai. O provi, o se no la sera tardi. Vabbè, dai, vado Va avanti a bene, lavorare. ci vediamo allora. Per qualunque cosa, in caso chiamami. Sì, Super. a Ok, posto, grazie. ciao. Ciao. Sì, devi comprare, se vuoi fare itinerante devi comprarti il Tacovan al Ma dici che si può concessionario. fare? Prima di andare a parlare con contattare l'avvocato. Contatti l'avvocato, devi vedere, diciamo, quanto ti costa il Tacovan. E se devi vedere, se devi chiamare È l'avvocato ti complicato. dice. È complicatissimo. Salve. Oh, ciao! Che pizza. Ciao. Devi Ciao, imparare. ascolta. Dimmi. Hai qualcosa da portare via? Certo, tu quello che vuoi. Ma che cos'è questa maglietta? Questa? Che maglietta? Papi? Oh, Una scusa. Che maglietta. tocchio. Era uno scherzetto. Uno scherzetto, stai attento con gli Sì, scherzetti. Edipo. Sì. Te li posso fare anch'io. No, 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 Sì, no, no. Edipo, vedemi. Solletico. Meglio. Guarda Serena, io sto portando da giorni, sto qui. Mi ruba tutte le cannucce che c'ho qui al bar. Guarda, ho dovuto tirare via tutti i barattoli delle cannucce perché me le rubava. E chiama qualcuno, no? Ma è un poveretto, dai, cioè, me l'hai visto? Che cazzo vuole? Quello che vuole. Ma l'hai visto come è messo? Cioè, dai, sembra un vivere 5 anni, sembra. Ci sono dei posti apposta per le persone così. Sì. Come che cazzato. Sì, Beh. cosa desideri di buono? Non lo so, cosa hai di portatile? Allora, Voglio fare un giro. c'ho carne grigliata, pesce grigliato, poi tutte le bibite analcoliche, ho le granite, però quella là. Carne, carne. Carne, quanto? 5. Ok, perfetto. Vuoi i contorni? Ok. No, va bene così. Ecco qua. Ok. Quanto ti devo? Sarebbero 750, ma facciamo 600, una te ne offro io. Grazie. Un secondo, prendo dei soldi. Sì. Ora è un po' esaurita come personaggio. È stata pazza, è un po' impazzita perché ha subito vari traumi in questo periodo. Ora, cioè dopo, allora, prima lavorava a Vanilla come creatrice di eventi. Poi non ha fatto più nulla, è andata a lavorare poi in palestra con me e Steve. Dopo me e Steve in palestra se n'è andata via ed è andata a fare. La dipendente della GoPost Alconia quando l'hanno comprata, e da quando ha avuto la GoPost Alconia ha avuto un sacco di problemi e traumi, eccetera, eccetera. Felice che era suo fidanzato in RP, è scappato dallo Santos, non sa più dov'è, è sparito. Serena, tutto bene? Sento un po' arrabbiata, un po' tutta. È successo qualcosa? È successo? No, tutto a posto. Ok.
No, hai detto per sbagliare. Scusa. Niente, giù. Grazie. Ho sbagliato tasca. Sì, sì, certo. Se no, che mi racconti, tutto bene? Sì. Bene, tutto dai. Tutto ok. Sono contenta, sono contenta. E io, sì, dai. Ecco, io venerdì, no, giovedì sera mi sposo. Ti sposi? Sì. Ottimo. E con Danny. Ormai stiamo insieme da un bel po' e diciamo abbiamo deciso di fare un po' più qualcosa sul serio e giovedì sera. Ci sarai? Con Danny Borelli. Come pensare, Danny? Borelli. Danny Borelli. Ex vice sceriffo scelto, ora è medico. Te lo ricordi? Ma che cazzo c'è che tutti i poliziotti diventano medici? Che ne so io, magari fa di moda. Mm. Comunque, mi stanno chiamando, non aspetta un attimo. Penso di sì. Pronto? Risa o il pesce? Senti, sì, aspetto pure qui sul mojito che c'è le clienti. Sul mojito? Sì, okay. Sì. A posto, okay, a posto. Ciao. E in pratica sì, giovedì sera, mezzanotte, tra le 23:30 e mezzanotte, purtroppo l'orario è un po' brutto perché lui arriva a quell'ora lì in città. Se riesce a esserci giovedì sera tra le 23:30 e mezzanotte ritrovo e poi appena arriva lui si fa tutta la cerimonia, diciamo, cioè una cosa un po' più semplice, diciamo, come hanno fatto Alessandro e cosa, come si chiama, e... Vabbè, comunque, una volta lì che hanno fatto una cosa così, una più in alto una festa, sarà così, tra amici. Ci sarai? Quindi niente chiesa? No, niente chiesa. Meglio così. Già, ci sarai quindi 23:30 a mezzanotte? Anche se l'orario è un po' troppo molto ampio. Sì, infine. Penso di sì. Bene, allora dai, ti scrivo tra la lista delle persone che ci sono. La lista dei certo, presenti. Scrivi Selena. E poi si puoi comportare un'amica, un amico accompagnatore, accompagnatrice se vuoi. Basta che non sia un criminale. Difficile in questa città del cazzo, però, Che? No, ti ero un po' arrabbiata. Che ti è successo oggi? Si è sbattata dalla parte sbattata del letto, hai fatto un incidente? Che è successo? Niente, sto a posto. A me non sembra, ecco, non per farmi i cazzi tuoi, però... Mi sembri un po' troppo stressata da come ti ho visto ieri, ecco. È successo qualcosa? Vuoi parlarne? Hai visto Selena ieri. E tu chi sei? Più o meno sono sempre lei. Almeno così dicono. Ma... Dimmi una cosa. Mm? Elisa, giusto? E certo, è sempre io. Ti sembro Selena? Diciamo che ti ho vista incazzata altre volte. Ma non ti ho mai vista così tanto stressata e incazzata, ecco. Ok. Almeno qualcuno se ne accorge. Ti saluto. Ciao, allora, grazie per essere passata. Mamma mia, che incazzata che era. Non vorrei che soffrisse le doppie personalità. Buongiorno. Può darsi doppia personalità. Buongiorno. Prego. Passa. Ce ne sono solo 100 adesso. Passa pure. 50 c'ho in magazzino perché c'ho quella macchina sportiva. Se mi uccido stamattina, se vado a prendere. Vado a prendere altri 50 e dopo ti vado a fare le altre. Cazzo, ma che ora cambiava l'economia? Va bene. Ma che ora cambia l'economia, Zapito? 07-27-47. Eh? 07-27-47. Grazie mille. Ciao, ti aspetto qui. Fin di ora, tanto.
Allora, vediamo un po' il lifebook. Avevo un po' di messaggi da vedere qua. Perché abbasso l'asta del microfono, che madonna, mi occupa tutto lo schermo, vero? Allora, queste solite cose. Sono tante canzoni. Lost MC. Nuove inizi di Borrelli. Ok, perfetto. Poi. Va bene. Eccola qua. Ciao. Se vuoi mi trovi. Oh cazzo. Vabbè, aspetta. Mi sono appena ricordato che giovedì, quando io mi sposo, praticamente c'è il loro evento. Allora, Lost MC, vediamo un attimo qua. Allora, vediamo un po'. Un attimo. Allora, quando è che fanno? Giovedì è le ore 21.30. Beh, non penso duri fino alle 23.30, dai, cioè. Sì, vabbè, dai. Ciao. Se vuoi, io sono già in città. Il mio numero è 983-1199. Allora, mettiamo il like a sta pagina. Perfetto. No, l'ho lasciato il like, infatti. Ah no, ho sbagliato. Devo mettergli il like. 105 piace questo, madonna. A 105 persone. Primo Deluxe Motorsport, quante persone c'ha il like? Quanti like sono? 79. Minchia, ma le nostre hanno più like che... Sì, ma Alfredo se ne vada, Dio mio, qua, è sempre qua, ma non c'è più. Cioè, è morto, che fine ha fatto? Un'altra scrivo anch'io. Quanta gente ha messo mi piace? 80 persone qui alla pagina di Fit. Bene. Sì, è sparito, è povero, è sparito quello là. Ciao. Uè. Passa pure. Il pesce abbiamo fatto, vado a offrire l'alga.
Ti chiamo? Se stai lo YouTube in giro. Sì, sì, chiamami. Adesso fatti guardare il prezzo. Infatti mi è cambiato. E infatti vado. 140. Boh, se va a vendere pesse. Aiuto? Peccato, mi bago come sempre. Ma c'è la luce rotta, no? Allora, la pina da tutti ci sono state, ma io ho avuto fortuna di non beccarle mai. Diciamo, fortunatamente non le ho beccate mai, la pina di tullo io. Non le ho subite, di tante grosse, ecco. Che non è che ci serve la security, però nessuno vuole fare la sicurezza, Dio mio. Cioè io ho fatto colloqui, tutto e tutto. Se non presente dettate, sì, un po' le persone. Allora, uno era con lo sceriffo, uno è diventato un poliziotto. L'altro è diventato... uno è diventato uno sceriffo, l'altro è diventato un poliziotto. L'altro è diventato un agente dell'FIB, ora non lo è più. E, poi dopo... Tu saresti? Cioè, RP chi sei tu? Ah, Carmine, lo so, però, capisci, cioè, tu ci sei, ma... Ieri hanno chiesto un uomo di sicurezza, ho chiamato Easy e non c'era, Dre non c'era. Tu non ci sei di sera, allora ho chiamato Logan va tenuto al Comedy Club a fare sicurezza. Ed è servito, per fortuna c'era la sicurezza, perché è servito, perché c'è stato un tentato preso in ostaggio di una persona e infatti ha puntato la pistola e il tizio è stato buttato fuori dal locale. Infatti è servito la sicurezza ieri, però c'è tanta gente non vuole farlo. Io ho fatto colloqui, ma uno è... Ora Wyatt... C'è pure il bullpup, eh. Devo scrivere a Wyatt di che Wyatt. No, ma non ce l'ho il modo di Wyatt Wick di che. Devo vedere un attimo che ce l'ho sugli screenshot dei documenti. Wyatt no, non è più FBI, quindi per quello voglio richiedergli se vuole rientrare a far parte dell'agenzia di sicurezza. Eccolo qua, un documento, l'ho trovato. Ho fatto la foto al documento io. Quattro, cinque, sei, 92, 55. Perfetto. Buongiorno, lieto di essere stato utile, anche se devo ancora fare molta pratica. Ah, sì, esatto, purtroppo tu sei, penso che tu sia Logan, no? Logan Redfield, penso, da quando scrivi. Comunque sì, allora, ieri sei stato utile, per fortuna c'era la sicurezza, però prossima volta se succede una cosa del genere, poi te lo dirò anche in RP, devi avvicinarti magari di più al palco, devi avvicinarti di più al palco, devi puntarli prima e parlare, dirgli abbassa quel coltello e purtroppo tu hai fatto un po' dopo, però comunque vabbè, è andata bene. Ciao, sono Elisa, se non hai il mio numero.
dato che una volta ti avevo assunto come agente di sicurezza. Poi sei andato nel FIB. Come cazzo sta scrivendo? Non lo so solo io come sta scrivendo, ma non ha senso quello che ho scritto. Però ho dato un'altra cosa, si deve poi nel FIB. No. Quando ti avevo assunto nell'agenzia di sicurezza, non hai più potuto lavorarci perché eri diventato un agente del FIB. Ora che non ci lavori più, volevo chiederti se volevi ritornare a lavorare. Fammi sapere la risposta. Fammi avere la tua risposta. Buona giornata. Perfetto, ok. Ok, in teoria avevo chiesto anche a lei, ha chiuso il colloquio. Sì, è da solo in pratica in quel posto, cioè. Non c'è più nessuno ora a fare le FIB. Ma è un progetto fallimentare, secondo me, cioè non ha senso le FIB, cioè. Già la polizia, già gli sceriffi hanno carenza di persone, la polizia e i sceriffi hanno carenza di personale. Se adesso vuole pure assumere le FIB, io, cioè, come pretende per trovare persone? Mo chiamo Giove, vedo se c'è per fare le consegne. Tra poco fuggi, va bene. Minutes, buono. A 12:30 finisci di lavorare. Interessante. Ciao, sei in città. E niente, non sapevo che stessi loggando, niente, drip. Questo è basso, 1132 pesci. In casa. Perché si bugga sempre all'inventare delle casse? Vabbè, poi adesso va via. Corri, metagame. Che ne sapevo io che stavi loggando? Io ti ho chiamato, non rispondevi. Infatti poi ti ho scritto, sei in città? Punto di domanda. Perché se non lo sei non mi rispondi, sei una stronza. Ottimo. Più che altro, raga, Totò, dove è finito oggi? Totò, dov'è? Totò, non è che il live è passato, strano, che è successo a Totò? Cioè, no. Totò.
Io devo ordinarli a roba tata. Tonno, signor Tonno, dove si trova lei, signor Tonno? Che brutto per avere la luce rotta qua, guardate, mamma mia. Oddio, Totò non c'è, la fine del mondo è stata la fine di tutti. Sì, infatti, signori, è la fine del mondo. No tonno, no party. Quanto sta correndo, Anna? Esatto, almeno i punti di raccolta sono ancora pieni, in realtà non c'è ora. Depositiamo il 18K. Tra poco diventerò povero, vedrete. Sono sicuro. Mi impoverirò. Perché devo comprare qualcosa di molto costoso probabilmente, quindi Opla. Oggi c'è poca gente, non c'è Orlando, mannaggia, mannaggia Orlando, Orlando. Ecco qua. Ma se ne può di esplodere io con le benzinai. Facciamo con questa macchina se la parcheggio e vado a mettere, vado a prendere la neon, perché se non fammi i viaggioni del mondo, fammi i viaggi del mondo. Devo usare questa. Pronto, pronto, mojito in. Mojito? Sei il mojito? Sei il mojito? Sì. Ah, c'ho le Alpi, Mi ripete le cose quattro volte. Mojito? Sei il mojito? Sei il mojito? Sono qui, sì, sì. Sì, arrivo, non arrivo posso. Subito. Macchina elettrica, consuma poco, con 4500 km la macchina. Ho tantissimi chilometri su sta auto, vedrai che tra poco arriverà a 8000 e non mi funzionerà più. Allora. Allora. Andiamo a cagare un po'. Tanto ormai io penso che il mio PG tipo sarà, se si guarda le volte che va in bagno nel server, penso sia tipo
47 volte al giorno, cioè per rilassarmi, no? Uso solo le bistecche o il pesce che ti fa salire lo stimolo tantissimo. Già. Arrivata il 9 mi chiama per nome, sì. Le sigarette, tac. Tac. Opla, fumiamoci una sigaretta. E aspettiamo, questo cappotto rosso mi piace tantissimo, mi piace. Elisa fuma tanto. Cioè, fuma poco perché non fuma 47.000 sigarette al giorno, però fuma. Lo so, va male. Questo cappotto rosso mi piace tantissimo. Voi come trovate questa idea? È bello il vestito o no? Ci sta. Vabbè, in PG non ha caldo. Cioè, per le femmine non c'è sono Salve, vesti salve, corti. salve, 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 salve. salve, salve, salve. Passo. Passa pure. Passa. Non posso. C'è un accendino che rompe le palle. Che palle. Devo spegnere la sigaretta. Spegniamo la sigaretta. Andiamo dentro. Fumi, 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 che fumi. Io fumo, Passa le alghe. E niente. Passa. Come niente, Te lo fa il regalo, oh. Oh, porto 70 kg io. ma che? 60 kg io, grazie. Grazie mille. A posto per oggi? Per domani? Domani io stesso penso. Non mi organizzo. Vabbè, finché non riesco a vedere un po' di pesci, penso che farò lo stesso. Ok. Ma va bene, ok. Eh? Niente, niente, sono entrato finché non vedo un po' di pesci. Ma finché non vendo un par di Vendo, pesci? un Io ho po' di capito, pesci, vedo. vendo. Vabbè, Tu pensi sempre è sempre a cose. quello, penso. Che devo Sempre al fare? pesce, pensi? Sempre al pesce, pensi Sì. tu? Ah, No, i pesci vendo, penso. a posto. Allora, Elisa, ti ho portato il primo carico. Passa. 100 pezzi alla volta io prendo. Perfetto. Ho zoppito, poi andiamo, mi serve ancora lei. Grande zoppolino zoppito. E niente. Sì, ma veramente sono più fornitori che clienti. No, no, dai, sono stati uno, là. Mimmo, poi Aram, Zach, Selena. Devo pagare Zopino. Devo pagarti. Sì, così vado a pranzo. Devo pagare Zopito, va bene, passa pure intanto. Perfetto.
Aspetta un attimo che mi finisce a far carico. Tadam. Ok, vedo se ci sa. Non so se sa. Non so se ci sarà. No. Ti porto gli altri 120, eh. Perfetto. Hai qualcosa da fare extra? Così senza faccio su giù due o tre volte. Cazzo, che peso, 70 kg lui. Venga qua, 70 pezzi e gli altri te li porto a furgone. Sono una cretina, ogni volta sbaglio. Perfetto. A posto. Ok, allora... poi c'è pure la frutta? Frutta, aspetta, cosa arriverà tra un po'. Va bene, tanto lo porto questo. Sì, sì. Vediamo dopo. Oh, grazie. Ma sono stati bene anche un po' di clienti, dai. Eccomi qua. Allora sono 150 pezzi di pesce per 40. E sono 6.000 più 50 più 5.000, sì. Sono in totale $11.000. A posto. Sono ricco. 1336, 11K. Perfetto. Grazie. Posto, grazie. Ciao. La gente oggi in città, mamma mia. Potrei cambiare l'economia prima, probabilmente è negativo. Ok, poi c'è la linea 40 dove di carne è scesa, ovviamente. Dove Man Care. Ci sarà mai Robert? Vediamo. Oh, eccoti, ma no, farò che ho con te. Dimmi. Ciao, hai letto il messaggio? Quale? Che ho letto ieri stanotte. Ah, sì, che la sposti a giovedì. Esatto. Sì. Perfetto. Dai, tranquillo. A posto. Perfetto. Molto meglio fosse di giovedì che di... esatto, anche sì. Hai tanta gente. Molto esatto. Meglio. Perfetto. Ma buono, ciao. Ciao. Facciamo concorrenza al tequila, facciamo anche noi l'annuncio, così... Willy, ci sei? Willy, ciao, Willy. Hey. Come stai? Tutto bene, tu? Bene. Quando sei arrivato in città? Adesso, in questo momento, cioè, mi stai suonando, anzi, aspetta un secondo, accendo la macchina e ti richiamo. Ti ho svegliato il cellulare io, sono più o meno, sì. No, accendo no. La macchina e ti richiamo. Ok, ciao. Opla. Aspetta, sono con Willy magari. Eccomi, come stai? Tutto bene, mi sto annoiando. Qua cosa con me? Facciamo cosa insieme, mi sto annoiando. Guarda, io mi sa che non starò molto in città. Ma come? Sei appena arrivato e stai poco? Sì. Adesso una roba di un quarto d'ora, 20 minuti. Ma perché? Qua, eh. Sì, così. Va così. No, io mi sto annoiando. Guarda. E che vuoi fare? Boh, giro, un tema. Devo fare una gara clandestina. No, che poi mi tiro la patente. Ma sì, ma cosa ti serve la patente? Per lavorare mi serve. Vabbè, ma poi guidi senza patente, come fa papà? Vabbè, anche Scarlett si guida senza patente. Ah, ecco, vedi. Ah, io sono senza patente in questo momento, se io ci penso. State guidando tutti senza patente, Dio mio. È scaduta ieri a luna di notte.
Chiama il concessionario, vedi se c'è. Sì, col cazzo. A me scade domani, quindi lo farò oggi. Oddio, Willy, stai bene? Ho fatto un frontale con uno. No, c'è un dottore al... qua. Dove? Al locale. C'è Anthony. Non ti ha aperto il locale, ma non c'è nessuno. C'è Cosio, c'è anche Bobby. Ma come, tutti lì siete? Vaffanbrodo! Sì, vieni col tequila, dai! Ma come di il tequila? Vabbè, arrivo... Beh, spero il fornimento dei grossisti, non sì, posso. Va bene. Ciao. Ciao. Ah, aspetta, Willy. Bisogna chiedergli di dirtelo. Io e Dani ci sposiamo giovedì alle 23:30 para mezzanotte. Ci ritroviamo giovedì? Tutti. Giovedì sera, sì. Ok. Ci sei? Sì. Okay, dove? Tra le 23:30 e mezzanotte c'era il punto di ritrovo. C'è il momento di ritrovo. E poi appena Dani arriva, sì, ci facciamo tutto. Ah, già è vero che mi sono gli orari di merda. Quindi per quello, per forza, dopo mezzanotte. Sì. Va bene. Allora, ciao. Ciao. Aggiungiamo quelli alla lista delle persone presenti. Perfetto. Ok. Perfetto. Ai. Che si fa? Ti aspetta il grossista. Aspetta Totò e poi si va al tequila se... ce la fanno fare in tempo tutto.
Aia. Aia, aia, fa male. C'è qualcuno alla palestra? No. Una volta paletto era diventato uno dei maggiori punti di ritrovo, ora mattina non c'è più nessuno. Mannaggia, mannaggia. Inizia a fare sempre più caldo qua. Il ventilatore sparato addosso, cioè. Dove fa caldo, dove siete voi, dove abitate voi, da dove mi state guardando, ecco. Fa caldo? Fa caldo dove guardate voi, ragazzi? Sentite? Sì. Perfetto. Dipende. Cosa significa per te dopo pranzo? Ecco come state, cioè. Allora, vediamo cosa mi risponde. Ah, guarda qua la vende, mamma mia. La presa gratis se lui la vende, ma...
Ciao. Pronto? Dove sei? Sono qua al Mojito, aspettando che mi arrivi sul fornitore del modello assisti e appena arrivo vengo giù al tequila, se c'è tanta gente. Vabbè, ma ci sono 3-4 persone, sì. Ma è quello che è, cioè, anche da me sono di 3-4 persone e basta. Ma stamattina non c'è molto movimento, mi sa. Ma in realtà ce n'è più del solito, ti dico, eh. Sì? Va bene, dai. Vabbè, ti dico, vabbè, io aspetto Giove, in caso poi scendo da vai da voi, tu rimani in okay. Città, eh? Boh, magari fammi un fischio prima di scendere. Ok, va bene. Ok, a posto, ciao ciao. Ciao. Ma si crea un nuovo evento. L'economia pesce via 93. Andiamo. Anche se arriva Giove, adesso mi dispiace per Giove, però io devo svuotare il pesce perché devo, cioè sono 3-4 giorni in cui non ho avuto modo di poter vendere il pesce. Andiamo. Allora ci metto almeno 10 minuti a andare a letto e tornare su. Speriamo non ci siano rapine, però dovrebbero esserci. La mattina non ho mai sentito rapine. Me la son chiamata, vedrai. Giove. Ma ragazzi è passato, non l'ho visto arrivare. Che giro fa? Io sono un attimo di tour, torno tra 5 minuti neanche. Va bene, tranquilla, sto qua. Ok, grazie. Ciao. Allora. Opla. C'è qualcun altro? Qualcun altro c'è stato perché aveva le sgommate qua.
Chi è? Oh. Yeah, tutti a girare così. Vediamo chi è. Che cazzo è? Non si capisce. Vediamo che cavolo, eh. Faccio una foto, le faccio. Vediamo se riesco a capire dalla foto. Non riesco a capirlo dalla foto. Ah, sì, ho capito chi è. E cosa, là il Marco lì, vaffanculo.
E Marco Lindo. Ma penso sia andato via adesso perché parlava al telefono e ora si è andato via. Finito. Andiamo sulla Giove, prendiamo il carico, lo geocarico del dannato e poi andiamo giù al tequila a vedere se c'è qualcuno. Tanto play diminuiscono di nuovo. Maletta? Boh. Non sono 29 gradi in camera mia. Sulla stanza sono 29 gradi. Eccomi. Passa pure. Lo risparmio tutto il viaggio. Passami pure così ti risparmio il viaggio da fino a lì, fino a qui. Ok, beh. Ma 10 pezzi. Perfetto, vediamo il bancomat. Perfetto, solo per l'attesa, ma erano i tool. Al 149. 37.500. Arrivati? Perfetto, Sì, perfetto. grazie mille. Poi mi fai sapere la Eh frutta sì, appena del resto. arrivato do. Babbo, grazie, ciao. Ciao. Più quelli e vabbè, vengo a vedere la tequila se c'è qualcuno, se non c'è nessuno vediamo un po' che fare.
Sono comunque le ore, la gente c'è, pranza e sempre ce ne siamo in pochi. Ciao Maku, buongiorno, buongiorno. Come va? Tutto bene? Già, fa molto caldo, molto molto caldo. Anch'io c'ho il ventilatore sparato. Oh, non ho il ventilatore sparato addosso. Infatti ho dovuto utilizzare un metodo artificiale per non far sentire il soffio del ventilatore in continuazione. Tanto caldo anche da me. Qui ci sono tantissime mappe, il Como, il Tequila, il caffè barra, quindi fa una fatica immensa a caricare. Oh no, mi va urlando Anthony. È uscito a fare il cortellino, Entra a mangiare. urlare. No. No, non c'è più nessuno. Chi è Savino? Savino, Savino. Ah, non lo Urlare Anthony conosco. che. Ah, Lo minchia. so, sta urlando perché mannava de urla stamattina. Capito, ma gli altri Robert non c'è? Ma c'è la sua auto? C'era. Ti posso chiedere una cosa? Elisa, giusto? Elisa, sì. Quella stronza di Elisa. Ma? A me interessava comprare un po' di cibo, tra virgolette, all'ingrosso. Sì. E quindi ti volevo chiedere, insomma, su che quantità mi potevi fare, insomma, se, chiaramente se facevi uno sconto, e poi su che quantità potevi farlo, insomma. Allora, dipende quanto ne vorresti comprare. È perché il mio problema è un po' lo spazio, sincero. Lo so, il problema è questo, però quanto ne vuoi comprare? Perché se me ne compri 20, lo sconto, ecco, più che altro non posso fartelo. No, Se ne chiaro. compri 100, lo sconto potrei farlo, 50.
50 se ne potrebbe parlare, sì. Ok, no, perché 100 non so proprio dove metterli. 50 sì, forse, ecco, vediamo. Sì, ok, nel caso, insomma, dimmi qualcosa. Che ok. Ma Roberto è in città. Comunque niente, Anthony, ieri, insomma, sei andato a vedere su Lifebook. Cosa? E ho fatto un'attività di auto blu, se ti interessa, anche per il locale, insomma. Auto blu. Cosa? Potremmo fare una collaborazione, tipo. Cioè, nel senso che se magari qualcuno lì viene al tuo locale e ha bisogno di un taxi, insomma. Tu, è vero? sì. Quanti posti ha la tua limousine? Ne ha 6. Compreso il pilota, cioè compreso il guidatore, quindi 5 passeggeri. Sono intenzionata a pagarti, a ingaggiarti per una serata. Sì? Sì. Ok, ottimo. Allora, tu dipende, ci sei, che orari hai tu, meno male? Che ora, fin che ora stai qui in città tu, la notte? La notte... Fino all'una e mezza. Ok, dipende. Perfetto, perché io ho bisogno di qualcuno che è verso le 23:30, mezzanotte. Ok. Giovedì sera. Ok. Sì, un viaggio penso e forse due. Ok. Che poi, sì. E possiamo parlarne in privato, vieni. Certo. Aspetta. Ragazzi, ci vediamo dopo. In pratica, cioè non dovrei organizzarlo io, però vabbè. In pratica giovedì c'è il mio matrimonio, no? Ah, ok, mi senti. Giovedì sì. Sera, sì sì, giovedì sera. Ok. E diciamo che volevo almeno arrivare io con le mie tre damigelle al punto con la limousine. Sarebbe chiaro, chiaro, onesto. E volevo chiederti quanto per un viaggio così da diciamo da casa da dove ci incontreremo noi fino a... che c'è Marco? Fino al punto dove ci sarà la roba, ecco, quanto potete venire, ecco. No. Ciao, allora siete in 4, giusto? Siamo in 4, sì. Io pensavo intorno ai 5.000. Va bene, perfetto. Poi forse anche per quell'altro, per mio fidanzato, forse anche lui, forse magari. Certo. Ecco. Considera che poi immagino che dovete anche poi tornare a casa. Presumo. Eh certo, in tal caso se si fa troppo tardi, vabbè, in quel caso lì, amen. Però No, sarebbe... io posso, cioè chiaramente il servizio, come dire, è garantito, cioè ovviamente non vi lascio là. Capito. Vabbè, ovvio, ma tanto a prescindere ci sarà comunque gente, quindi in caso il passaggio si trova a ritorno, perché io tornerò a casa verso le 2:00 qualcosa, perché diciamo che se si prolunga troppo massimo 2 devo andare via, quindi ma possiamo... quello non è un problema, cioè nel senso io posso rimanere finché insomma finché c'è, come dire, necessità. Sì, sì, certo, questo ovviamente non ti preoccupare, che ottimo. In tal caso, nel caso se sarebbe via, non c'è problema. 5 all'andata, tutti, chiaramente in tutto, eh. Sì. Quindi poi vi accordate voi 5 all'andata e 5 al ritorno e basta. E poi se vuole anche suo marito, sono 5-5 sempre. Sì, sì, va bene, grazie. Allora mi dai il tuo numero di telefono che molto bene io ti chiamo. Certo, se vuoi anche gentilmente mettere like su Live. Già fatto. Ottimo. E, insomma, è appena nata, tra virgolette, quindi siamo un po' sì, crescendo. Sì. Adesso... Prego, vedi pure il tuo numero di telefono. 598 5275 598 5275 598 5275 Nome? Leonardo Manfredi. Leonardo Manfredi. Ah, e scusami, il matrimonio dove lo fate? Il matrimonio lo facciamo in chiesa? No, in okay. Chiesa, non lo so ancora, te lo dico oggi. Ok, perché volendo
Io avrei anche un ristorantino con una bella sala che, insomma, se te hai qualche contatto magari. Dov'è? Di... Adesso mi dice il Pearl. Poco sopra Fort Zancudo, lungo l'autostrada, al civico 2001. Ah, no, non penso, penso abitare, penso prenderemo una villa. Ah, ok. Penso. Perché io so, possiedo una villa su Vinewood insieme alla mia famiglia acquisita, diciamo, così si può dire. Vabbè, non so come definirla bene. Abbiamo una villa, diciamo, su in città, su in montagna. Ah, no, no, grazie per il follow, okay. Ciao. E quindi, diciamo, o quella oppure un'altra villa che è di un mio amico. Sì, sì, no, ti dicevo se volevate venire a fare la cena, per quello poi che ti stavo comprando la roba. Adesso ancora il ristorante non l'ho ancora mai. No, no, ve lo penso io, cioè sono titolare del Mojito Inn, penso che il cibo almeno lo fornisco io, il bere lo fornisce la mia migliore amica che è una damigella, che è la titolare del tequila, quindi penso che... Ah, ottimo, ottimo. Poco che supera l'alcolico dico di là lo troviamo, comunque sì, sì, cioè, non c'è problema. Esatto, esatto, sì, sì, sì. Vabbè, allora poi vi riporto a casa, sì. Così non vi tenete le patenti, insomma. Certo, certo, vabbè, allora ti chiamo poi magari, ok? Magari anche forse per domani, magari. Sì, io ci sono, cioè, più o cioè, meno... Diciamo che per giovedì sicuro, poi domani non lo so dove vedere, perché domani... Allora, intanto me lo segno, giovedì alle 22.30-23, 20... No, no, 23.30 mezzanotte. Ah, ok. Però tieniti libero dalle 23, che potrebbe essere sì, anche un po' sì, prima. Sì, sì, sì. A posto, allora ti chiamo io. Va bene, ok, no problem. A posto. Ti ringrazio. Grazie. E poi aspetta, fammi sapere per la carne, insomma, su 50 sì, pezzi. Sì, 50 pezzi, sì, magari poi ne parliamo. Ma la carne ha lo stesso, come dire, effetto tranquillizzante delle bibite o... Sì, 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 diciamo, allieva lo stress, ti rilassa, però ti riempie anche molto, quindi diciamo ti riempie anche tanto, ti riempie. Ah, ok. Ed è sempre ottima, no? In che senso ottima? Carne pregiata. Sì, diciamo che non è come magari tanti alcolici che stanno girando la città, ma la mia è media qualità, ecco. Ah, okay, non è terza qualità, ecco, ma ottima. Ah, ok. Purtroppo solo ho comprato un mojito un mese e mezzo, due in ritardo, ho comprato tutti gli altri business. Vabbè, dai, con calma si fa, dai. Ottimo, ottimo, va bene, dai. Va bene, allora ti chiamo, ti faccio sapere giovedì, ti chiamo io, ok? Quando vuoi, se hai bisogno di... Ma per tipo, se ti chiedessi di fare più viaggi invece che una sola, tipo se magari ti chiedessi di andare a prendere le varie persone in giro per la città, poi ci porti dove ci cambiamo, poi ci porti dove aspettiamo, e poi ci porti dove ci sposiamo... No costa... problem. Sempre 5.000-5.000, comunque sta il prezzo ovviamente, cioè no, non c'è problemi. No, chiaramente... Allora, se siamo sempre in 5... Sempre in 5, sì. Allora, 5, sì. Cioè 5.000 chiaramente si intende per un viaggio abbastanza medio-lungo, nel senso, cioè chiaramente se noi da qui al tequila dobbiamo andare al negozio di vestiti che è lì dietro. No, beh, tipo facciamo esempio, magari verso le 23, verso il 23 inizieremo a incontrarci tutte le giamigelle, penso, e ci inizieremo ad andare a vestire. Facciamo una cosa, facciamo una cosa. Dunque, siete in 5? A problemi economici io non ce l'ho, quindi mi puoi fare il conto anche alla fine e ti pago. Ottimo. Comunque. No, 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 ci organizziamo, no? Prima, cioè, chiaramente. Non vado a spese per questa cosa, cioè, non ti preoccupare. Non voglio dire, cioè, c'è un fondo monetario abbastanza elevato. Possiamo fare una cosa, io mi tengo libero, cioè ti faccio un prezzo a ore, cioè dalle 23 alle 2. Facciamo dalle 23 alle 2. E facciamo 50.000 in tutto? Ai, puttana! 50.000? Ok, allora... No, va bene, si può fare, si può fare. Ok. Considera che poi io sto lì, cioè nel senso sto lì durante la festa e appena avete finito sono pronto e vi aspetto lì fuori, nel senso. 50.000? Chiaramente... Diciamo che sono 23, mezzanotte, 1 e 2, sono 3 ore, sì, ecco. 50.000, ok, allora si può anche fare, cioè, non no, dico... se no dimmi te quanto pensavi. No, ecco, 50.000 sono abbastanza, diciamo, per... Non è che non voglio fare essere quella la tirchia, ecco. Si sposa una volta, diciamo, facciamo sposa 40, una volta, 40 ovvio, 40 va bene. Ma meglio, meglio, 40. No, perché diciamo che ho budget abbastanza limitato, però, e 50.000 per una limousine, oddio, Poi dopo devo pensare al cibo, al bere, vabbè. No, vabbè, no, dimmi, insomma, accordiamoci, voglio 5.000 per voglio... un viaggio,
Va bene, ok, allora 40.000 si può anche fare, dai, un prezzo un po' più ragionevole. Considera che stavo dicendo anche con il tuo tipo, cioè nel senso sia voi sia A chiaramente entrambi? il suo tipo e i suoi amici, certo. Entrambi 40.000? 50. 50? 50-40? Sono tipo Dimmi 13.000 dollari all'ora, eh? tu, dimmi tu. No, è che sono tipo 13.000 dollari all'ora, ecco, eh. Ok, facciamo 40, va bene? 40 sono 13.000 dollari all'ora circa, sì. Dai, Ok, dai. Cioè, 40. ti può andare o ne vuoi discutere con... Parlo un po' con il mio, diciamo, con lui, ecco, ne parlo con lui Sì, se e... no, cioè, considera che, insomma, ci accordiamo, senza problemi. Che troia, 50k, sono un po' tanti. Va bene, ok, ti chiamo in giornata. Perfetto. Eh sì, no problem. Va bene. A posto, allora, ciao, allora ci vediamo, teniamo lì intanto, io Vediamo se si riesce a fare Anthony, qualcosa. mi offri una Elisa. birra? Ma pure due. Oh, che Mazza, tesoro. perché me no? No, ma non gliele offro, poi tanto me No, faccio non te pagare. le fa, li devono pagare sicuramente. Sto scherzando. Conoscendo Anthony me le farà pagare, come faccio io a pagare Ovvio. tutto. Come le puoi scorocchiare? Mi sono appena accorta che giro con 17.000 dollari in tasca. Beh, tutti quei... Sono stiletti la Tutti. Ce maschera, esatto. l'ho. Tutti Oddio, madonna, che spaventoso. quelli che hai. Va bene, anche solo 10.000, non fa niente. Ok, tieni qua. Tu, adesso che butti tutti i soldi. 13.000. Niente, non ci sono riuscito. Vabbè, come le vuoi, chiaro o scuro? Sono chiare. Una da offro io. Grazie. E la 350? Ah cazzo, che costano 200 qui. Capito che una da offro io però. Oh, che cazzo ne so io? Io Ne ho sono una, abituato a già pagare quattro. 50, 150. Certo. Come vanno gli affari? Ahia! Sei una stronza, ma di quelle stronze che madonna. Va bene, Tutto più che altro al bene, tu? massimo vedo. Farò Va bene. presente a Jack, magari a lui può interessare di più. Sì, ottimo, ottimo, bene. E Jack, quando è che arriva in città stasera, c'è? Sinceramente non ne ho idea. Mm. Non lo sappiamo neanche noi, quindi figurati. Bene, bene. Se no, come va in giro qua? Tequila, tutto bene? Rapine, eccetera. L'ho fatta ieri, L'ho già fatta ieri. fatta ieri, dai, il Sì. secondo round. Boh, vediamo oggi pomeriggio. Ok. Già fatta ieri la rapina? Sì, cioè, me l'hanno fatta ieri. Ah. Dai, Mi hanno dai, anche fatto un a me po' l'altro piangere, ieri me però. l'hanno Che fatta. palle questi Però qua. mi si sono presi solamente 450 dollari, cioè. Non me ne frega Cazzo niente. di rapina è? No, Ma senza dire, sì. sono venuto lì, ci hanno puntato le armi a tutti e dateci tutti i soldi che ci avete. A me 450, all'altro 500, quell'altro 2000, l'altro 5 dollari, quindi sono un po' che cazzo. Vabbè, a me mi hanno fatto una rapina per 17 dollari, quindi fai te. Ma stanno girando Sembra. perché ieri lo U2 l'hanno fatto due colpi, una Willy e una Marco. Ma sono avuto anche Elettra. Due volte Elettra nel giro di mezz'ora. Ma proprio anche, però lei è polla andare a vedere tu Black sulla rapina, la seconda volta. Vabbè, ieri si Mi saranno fatti chiamano. almeno 300-400 mila dollari. Minchia. Cosa? Allora diciamo che è andata a buon fine. Comunque, Elisa, dalle 23 alle 2 sono 4 ore. Mezzanotte, 1, 2. Ah no, niente, non Sono so 3 ore. contare. Sorry. Eh già. Niente. Come se non avessi detto nulla. No, tranquillo, non è Niente, non ti successo niente. preoccupare. Senti, Elisa, ma...
Economia? Come sta messa? L'economia cambia tra 5 minuti e fa scagare, fa proprio schifo. Più che altro, c'è il pesce che gli ha 27? Ho il pesce da griglia 88 e sale. Mi sa che vado adesso pareto io. Ok, quindi è 27? Sì, 27, 47 e 07. Ok. Serve la scorta? Non penso, oggi siamo proprio tranquillo. Quando sentirò che c'era la terapina, chiamo qualcuno di voi. A me non mi chiama tanto un c'è. Anthony, se vuoi la scorta, c'è Carmine qua che si può cambiare. Sì, lo so. Tanto costa di meno, $1000 neanche la scorta della villa. Anthony, dai, su. Ah, quindi io ho te pagato la guardia, che non te l'ho neanche detto poi alla fine, cioè... 3000. Ah, ok, perfetto, bravo. No, perché mi sono indicata anche di dirti quanto era. Sì, ho pagato 3000 per poi... Cioè... Per cazzo, perché alla fine starai tutti quanti con le armi. Non lo so, ma sei tu che hai aperto le porte prima di che io... Io ho aperto un cazzo, era tutto aperto. Cioè, tu sei arrivato praticamente per ultimo, sei arrivato tu. Ok, cioè, stavo qua, stavo. Il titolare del locale è arrivato per ultimo, no, arrivato. Ma sai come funziona? No, aspetta, perché... È funzionato così, che Jack mi ha chiamato e mi ha detto stiamo facendo la premiazione al tuo locale. Ah. Entravo un cazzo. Siamo entrati tutti senza controllo perché la guardia di giornata stava. Io l'ho chiamata e ho detto: guarda, mi stai mandando al comedy. Io sono entrato che... con 5 persone dentro. Io l'ho detto: tutte tipo, le altre sono tutte dopo. Io ho detto: l'ho chiamato e gli faccio: guarda, stiamo andando al comedy adesso. Che ha anticipato. Gli fa: ah, ok, cavolo, devo organizzare. Mi fa: ok, mi è possibile. È andato a cambiarsi, è andato a prendere la pistola e poi è venuto. Cioè, ci sono 5-10 minuti che è già entrata mezzo mondo. No, ma quando io sono entrato c'erano 5 persone, tra l'altro che conoscevo pure. Poi dopo è arrivata tutta quanta la miriade di gente. Allora, ma la guardia c'ha avuto 10 minuti per capito, cambiarsi. Io stavo già dentro, non l'ho vista la guardia. Vabbè, ma pure te, cazzo, falla venire prima, no? Ma tu hai messo l'orario alle 22.45, siamo andati lì alle 22.30, Dio mio. Cioè, metti anche tu l'orario decente, no? Io metto l'orario... Ma che cazzo ne so quando finisce la gara? Ma ok, però... Sì, io dico, non posso mica dire la guardia, oh, senti, devi fare il mago e teletrasportarti qua. Ce la metti qua dalle 16, ce la metti qua sì, e poi... Sì, dalle 16, allora paghi, sai quanto paghi dalle 16? 14, 50, 30 mila dollari, tipo. 150 mila. No, dalle 16 deve stare lì, fino alla fine della serata la paghi come minimo 20 mila dollari, cioè. Quindi se vuoi così, va bene, io te la porto lì e paghi il doppio. Ma io ci sto, Dai, niente, magari chiama il comune e fatti dare sti cazzo di chiavi, no? Come se non avessi già fatto almeno 30 volte, mortacci loro. Due porte, minchia, due chiavi, due porte. Che te devo dire? A me l'hanno fatta ancora prima, io non ho neanche chiesto le chiavi per il Perle, me l'hanno fatta subito. Le chiavi, scusami Anthony? Per i locali. Comedy. Sì, te le hanno fatte. Il comune, sì, le fa... cioè ancora no, però le fa, se tu fai la richiesta te le fanno. Ma l'ho fatta richiesta. Vabbè. Perché tu hai comprato un locale? Chi io? Sì. È il ristorante che ti dicevo. Ah, l'hai comprato? Sì. E te l'hanno fatta? No. Devi fare richiesta per un ticket comunale e fare la richiesta delle chiavi. Le ho chieste, adesso riprovo, perché gli avevo chiesto anche di aggiungermi, come dire, delle cose, ma mi hanno detto che non si può. No, aggiungere cose non si può, però le chiavi sì. No, vabbè, in realtà c'è un camerino, gli avevo chiesto. Un magazzino? No, camerino. Per? Per cambiarmi. No. Sì, è arrivato. Chiedi troppo. Certo. No, il magazzino era di più, Magazzino non te lo metteranno mai, cioè non forse paghi. No, dico nel senso, il magazzino sarebbe stato più, come dire, costoso del camerino. Pensa che a me al comedy io c'avevo all'interno l'ATM. Non tolto. Sì, piuttosto che mettere l'ATM lì dentro hanno ristrutturato tutto quanto il locale. Ingegnoso come cosa. Vabbè, ma sì, una volta sì, comedy. Ma... Io sono stato vecchio comodi, era piccolissimo, era un buco, per fortuna hanno abbattuto qualche muro, hanno fatto il secondo piano. Minchia sennò... spacca il comodi, sì, ci sono entrato ieri, purtroppo era finita la festa. Dovete andarci al comodi qualche mese fa e minchia, era un buco, entravi, c'erano quattro sedie, quattro tavoli e un palco. Per fortuna l'hanno ristrutturato, hanno buttato giù qualche muro. Che poi a me piaceva anche così, cioè per me andava bene così, poi certo, così va molto meglio. Ma adesso, scusa, ci fai serate, come dire...
Ho un po' di tutto. Comunque se volete, cioè ve lo vendo se vi piace tanto. Eh? Se vi piace tanto ve lo vendo, ma costa un botto. Immagino. Ciccio, hai chiamato l'economia cambiata e hai le birre alcoliche a 89, se ti interessa. Fuggi. Ma poco 89. Ah, capito. E io invece c'ho la pesce a 90. Ciao! Ciao! Ciao. Ah, sei Frank il meccanico. Ah, capito, capito. Oddio, il salto. No, c'è la mappa che non carica. Cos'è che voleva fare? Cos'è che avevi detto che voleva fare? Un RP, cos'è che voleva fare? Me l'aveva detto. Ah, da contadino o pescatore? O operaio? Esatto, devi... però devi... Se vuoi farlo devi fare tanti livelli perché... Io chiedo il livello medio ai pescatori e ai contadini per adesso. Poi tra un po' chiederò il livello alto. Dai, player aumentano? Campo di RP. Comunque ragazzi, vi ricordo di fare punto esclamativo Discord. Qualcuno lo faccia per favore in chat, qualcuno di... gentile che mi faccia punto esclamativo Discord in chat e entrate tutti nel mio Discord, server Discord, per giusto per entrarci, ecco, se potete vedere le notifiche quando sono in live oppure altre cose, oppure anche punto esclamativo YT per vedere, per iscrivervi al mio canale YouTube per vedere le repliche di tutte le live che faccio, che vengono caricate su YouTube, così dato che su Twitch rimangono un mese e su YouTube rimangono per sempre. YT, non JT. Ecco qua. Tutte le live le trovate qui sul canale, iscrivetevi e le repliche le potete vedere là. Se avete persi qualcosa o volete vedere qualcosa di tanto tempo fa. Madonna mia. Mi raccomando, vi aspetto tutti nel mio server Discord.
Perfetto. Opla. Ciao Maku, grazie per essere passato, ci vediamo. Tra poco vado via pure io e... vado a pranzo. Ciao Crelia. Come va Crelia, tutto bene? Ciao Nana, come va? Tutto bene, ecco. Si va avanti. Caldo, a parte il caldo, tutto bene. Dai. Io è tutto bene, credo, tutto bene. Tu il nano invece come va? Tutto bene? Chiamo Tonno, Tonno, signor Pronto, Tonno. Pronto, cos'è la frutta, mi dica. Signor Tonno, salve. Buongiorno, dottoressa, mi dica. Io volevo chiederle, signor Tonno, frutta e carne mi serve. Frutta o carne? Frutta e carne. Quanta frutta le serve? 100. Perfetto, già ce l'ho pronta. E sono già, diciamo, a paletto io, quindi. E mi servono 350 pezzi di carne. Sì, va bene. La frutta già ce l'ho pronta, quindi aspetto che sale, magari così gliela do, va bene? A posto, sarei salita tra poco. Ciao. Va bene, ciao ciao. Buono, buono. Scusate che sono un po' stanco, ho un po' sbadiglio un po'.
Un sindacato lavoratori schiavi con tutto ciò che ne consegue, e niente. Ma che lavoratori schiavi, che tutto si fa i soldi, a me piace lavorare, tutto piace. A Toto piace come lavorare, più lavora meglio è per lui. Ciao Lisa, sono Victoria. Ciao. Dove sei? Sto salendo sul mojito ora. Ok, ci vediamo lì Sì, meglio oppure. per me se ti prendo passa la roba lì su, perché devo passarti la roba. Aspetta, non ho capito, ripeti? Meglio per me se vieni su al mojito, perché devo. Ok. Ce l'ho lì tutta la roba. Ok, arrivo. Ah, basta, ci vediamo lì, ciao. Ciao ciao. Perfetto. Materiale sufficiente, perfetto, finito. Cucù, Totò, ciao! Oddio. Adesso su Vittoria che mi compra della carne e del pesce per l'evento che hanno fatto giovedì sera alle 21:30, prima del mio matrimonio, perché sì, e poi mi sposo, sì. In game, in RP, sì, mi sposo. Con Danny Borrelli. Cioè, ragazzi, al massimo. Ancora di più dentro, dai. Sì, certo, 170.000, magari. Che lo spero, già lo spero il 40k per quella limousine lì. Buonasera. Vieni pure. Sono tutto a distanza, se mi arriva un altro pugno come ieri. Passa. Tu devi capire che il mio lavoro. Allora, devo spendere soldi per comprare le merci. Grazie. Maggiore la casa. Devo spendere soldi per comprare le merci. E
Devo perdere tempo per far tutto. Vabbè, vado devo... a fare la quindi carne. Non lo guadagno tanto io. Ok, vado a fare la carne. E io però tabacco vado via, quindi facciamo dopo torno da cena, pranzo. Ah, perfetto, vado a fare bisogno. Tanto vado a sistemare il magazzino che c'è già pronta e poi me la vengo a portare. Vabbè, c'ho già carico il magazzino. Vabbè, chissà, no, metti caso chiamo... ci sono... chissà, mi mandi un'email, va bene? Va bene, ok, perfetto. Se non rispondo. Ciao. Ciao. purtroppo vabbè, io sono comunque ci sta, cioè tu sei meccanico e sono imprenditore, cioè io anche in real l'imprenditore guadagna un sacco di soldi. Sul manifesto devi, non devi scrivere niente di che, devi solamente mettere, devi ritagliare la scheda PDM, presenta asta gli auto, so, gli auto, metterla e mischiarla con quella del Perla. Stupiscimi, Acrelia, stupiscimi. Tanto a prescindere cosa fai, lo fai meglio di me, quindi stupiscimi. Tanto a prescindere cosa fai, lo fai meglio di me, questo è sicuro, io non so neanche farlo. Quindi fallo pure te, come ti viene te, non ti preoccupare, tanto è un gioco, non, cioè, non siamo vita reale in cui dipende il tuo lavoro dal fatto che se poi sbagli qualcosa. La carne si toglie stress, la carne sì. Però bisogna stare attenti perché più ne mangi più ti viene da andare in bagno anche, quindi bisogna stare un po' attentini, perché ti caghi addosso altrimenti. Infatti quando vado a alleviare lo stress vado sempre in bagno e mangio finché non mi scappa. Vedi? Sì, tanta carne serve, lo so. Però ti vedi, però ti sazia un sacco, vedi? Cioè, tipo, ora io non devo più mangiare nulla. Cioè, se adesso, per esempio, dovessi andare a correre, non mi sa, cioè, non mi scende la fame per mezz'ora. Cioè, sazietà vuol dire che non cala la fame per tutto questo tempo. Cioè, per mezz'ora di tempo non cala la fame. Se ti fai birra, una volta birra e un po' bistecche, non mangi più per tutto il tempo, non mangi più, non c'è bisogno più che mangi. Ciao! Buongiorno! Buongiorno! Oddio! Sì. Mi senti? Sì! Ok, buongiorno! Buongiorno, guarda, tutto bene? Sì, tutto bene. Tu? Buono, tutto bene, dai. C'è un problema però, c'ho 50 mele appresso, ce la faccio a prendere... Quante mele? Buone sì, le vabbè, mele. Qui vicino c'ho casa. Guarda. Minuti, magari lascio quelle. Quanti pezzi devi prendere? 50 in tutto di carne... 50 in tutto carne e pesce, sono 25 kg. Ce la faccio, sì. Devi vedere tu quanto c'è ancora, quanto c'è in tasca. Ho 30 kg da occupare. Ok, allora disponibili, ci stanno. Ok. Opla. Allora. Vengo lì per comodità. No, non c'è bisogno. No. Ti faccio la scatola e te passa subito. Ok.
scatola. Ecco qua, guarda, qua la scatola. Grazie, eccola qui. Ci sono 25 pesci, 25 pezzi di carne. Ottimo, perfetto. E vuoi... Tutto, tutto misto. Sì, sì, perfetto, così va bene? Sì, ok, va bene. Ottimo, e vuoi qualcosa da bere? Anzi, guarda, aspetta un attimo, eh. Guarda, ti regalo queste limonate. Perché hai preso... Oddio, c'è la tasca piena, vieni un attimo. Non so ancora... la tasca piena, vieni un attimo fuori che ti do... conta che adesso non c'ho nulla. Avevo zero spazio. Sono in omaggio? Sì, sì, sono in omaggio, certo. Ok. Ti regalo queste bibite qua alcoliche, così tantine di limonate. Grazie. Ok, grazie. Me ne rimangono tre, ecco, basta, non c'è più spazio nelle tasche. Aspetta, forse... non è un problema. Che c'è? Come apro qui la sella? Da dietro. Da dietro. Come le auto. Come si aprono? È così, da dietro. Guarda le tue tasche dietro la sedia della moto. Ecco qua, visto? Che significa un pesce e una bistecca da 30 m, giusto? Che significa? Che hai fatto? Sì, mi senti? E guarda le altre tre. È a posto. Queste te le regalo, le limonate. Comunque sì, c'ho cali di voce. L'ho notato, l'ho notato. Comunque grazie mille, veramente. Di niente, grazie a te. Comunque giovedì voi fate l'evento, giusto? Fino a che ora dura? In realtà inizia alle 21:30 e non si sa quando finisce. Perché tipo, ti dico, io mi sposo giovedì sera, però alle 23:30 / mezzanotte. 23:30, ah vabbè, figurati. Cioè, spero che non... Se volete venire te e Ferdinand, dovete pure venire. Ferdinand, sì, sì. Dai, mi fa piacere se volete venire, dai. Sì, sì, no, senz'altro, verremo. Ok, allora poi ti dirò dove, ma più tardi che andrò. Dove e quando, ok, sì, vabbè, sì, tanto... 23:30 / mezzanotte. Sì. Sono 23:30 / mezzanotte, il punto di ritrovo, e poi dopo mezzanotte si farà tutto, perché purtroppo Danny arriverà tardi. Nel caso mi mandi comunque sia la posizione. Se ci sei comunque tardi la sera? Sì, sì, perché sì, ci sarà dopo mezzanotte, probabilmente, tutto. Sì, 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 ci sono. Va bene, perfetto. A posto, grazie mille Elisa. A posto, grazie a te. Ci vediamo allora. A giovedì. A giovedì allora, sì. O comunque ci vediamo in giro. Sì, va bene. Buona giornata, ciao. Oddio. Ho 1007 pesci grigliati e di carne grigliata ne ho 1176. Ah, mia. Quando sto facendo tardi ora? Troppo tardi, sono le 2 e devo andare ancora a pranzo io, mamma mia. Inizio per fame, infatti.
c'è 1400. A posto. È cumulativo il tempo, sì, 4-5 minuti a bistecca. Diciamo che livello 2 sono tipo 6 minuti, non mi ricordo. E vabbè. Siamo giunti alla fine della live oggi. È anche abbastanza prolungata, è stata anche abbastanza per lunga è andata oggi. Io direi sì, terminiamo qui la live. Oggi non c'è nessuno ancora in live a quest'ora, non c'è mai nessuno, quindi non posso fare nessuna live da nessuno. Mi dispiace, però non potrei mai fare una da nessuno. Vi ringrazio tanto per essere stati con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo Discord per entrare nel mio Discord. E punto esclamativo YT per entrare per andare a scrivere il mio canale YouTube per poter, diciamo, seguire le repliche live tutte lì caricate. Quindi vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo o più tardi o domani. Grazie Nano per essere, ci vediamo, grazie mille, ciao, ciao a tutti.